Mi chiamo Luca Contaldo e sono un freelancer coach. Aiuto i freelance a migliorare la loro autostima professionale, dando valore al loro tempo e alle loro competenze. Se ancora non ti sei iscritto sul mio canale, mi raccomando fallo, clicca sulla campanella così rimarrai aggiornato ogni volta che pubblicherò un nuovo video e soprattutto commenta, perché voglio sapere se i miei video ti sono utili. Dicevamo, non devi copiare, ma devi lavorare sulla tua personalità. Che cosa significa? Ho imparato negli anni, perché anche io sono stato un freelance e per certi versi lo sono ritornato ad essere anche ora, che l'unicità che abbiamo, o meglio che siamo riusciti a trovare, deve essere il fattore chiave della nostra comunicazione. Per esserlo, ovviamente, si deve tradurre in qualcosa che gli altri non fanno. Come facciamo a trovare qualcosa che gli altri non fanno? Se andiamo a guardare i concorrenti e quello che oggi il mercato offre in tutti i settori, diventa qualcosa di davvero difficile. Quindi devo passare ad inventare. È difficile inventare qualcosa che oggi non esiste ancora sul mercato. Per cui come faccio? Devo per forza lavorare su me stesso. È questa la mia unicità, è questo il mio reale valore aggiunto. Posso dire che comunicare qualcosa che è unico ed è proprio solo a me stesso, mi farà essere davvero diverso rispetto agli altri. Quindi, per comunicare, ho bisogno di trovare la mia unicità. A proposito, ne ho fatto un video apposito, te lo lascio linkato qui da qualche parte. Per trovare la mia unicità, devo prima di tutto lavorare sulla mia personalità, sulla mia persona. Devo far trasparire quelle che sono le mie caratteristiche, senza averne vergogna, il mio carattere, se lo vogliamo chiamare in questo modo, perché il business del freelance è un business prettamente personale, è un business della persona nel cui centro, il cui fulcro è proprio il professionista. E il professionista si sposa con il cliente per le sue caratteristiche professionali, ma anche per le sue caratteristiche personali. Non sono separabili, non sono divisibili, perché è il freelance, e questo non smetterò mai di ripeterlo, che eroga il servizio e lo eroga a sua immagine e somiglianza. Il freelance crea tutto il business a sua immagine e somiglianza, anche se non lo vorrà mai ammettere e si sceglierà anche i clienti a sua immagine e somiglianza. Per farlo deve essere self-confident, come dico spesso io nelle mie coaching, con quello che crea. E quindi con il business che sta sviluppando. Non c'è altro modo. E per farlo ti devi sentire a tuo agio. Come puoi sentirti a tuo agio? Essendo te stesso. Quindi non devi avere paura di trasmettere, di comunicare, di trasferire le tue competenze, le tue caratteristiche, meglio, agli altri. Non devi avere paura di mostrarle, non devi avere paura di costruirci sopra un business. Sarà questa la tua forza. Quello che molti non capiscono è che nell'emulazione perdiamo di vista chi siamo davvero e di conseguenza il prodotto che verrà fuori non sarà un prodotto vero, ma sarà il clone mal riuscito del prodotto di qualcun altro. Questa è la chiave per avere successo. Per creare un business da freelance che funziona, devi essere te stesso e non emulare gli altri. Una volta che imparerai a fare questo e una volta che ti abbandonerai a questa convinzione, anzi a questa condizione, riuscirai a trovare la chiave che apre tutte le porte. O meglio, come dico io, imparerai a saltare qualsiasi tipo di ostacolo che nella strada per diventare, o meglio per crescere come freelance, ti troverai davanti. Spero che questo video ti sia piaciuto, mi raccomando iscriviti al canale, clicca sulla campanella, metti mi piace a questo video e condividi, perché voglio sapere se nella tua vita professionale da freelance effettivamente fai quello che ho detto, oppure se provi a nasconderti dietro un dito e a mentire a te stesso.